Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Schiereranno tre uomini nella metà campo avversaria davanti a un centrocampo a tre che regala un bel po' di flessibilità. È un modulo in cui l'intera squadra partecipa attivamente alla costruzione del gioco. Tutto dipende dai movimenti di smarcamento per ricevere palla. I due terzini saranno fondamentali. Quando la squadra entra in possesso della sfera devono essere in grado di proporsi e aiutare con rapidità e precisione la manovra offensiva. Partiti. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo. Ibrahimovic sarà il fulcro dell'attacco. Riunisce in sé le qualità dei classici numeri 9, 10, 7 e 11 e può sfruttare la sua grandissima forza fisica per sovrastare la difesa e superarla in ogni modo. È la punta centrale perfetta. Certo, e segnare è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Diogo Dalot. Verde. Cercano l'azione veloce. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Traversone in arrivo. Bell'intervento del portiere. Conclusione. E la palla entra in rete. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Prova a prolungare in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. E perde il duello fisico con l'avversario. La gioca in profondità. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Cerca di lanciare il compagno. Hernandez. Decide di spedirla dall'altro lato. Respinta della difesa. Gioca una palla lunga. Ecco un'occasione di contropiede. Gioca con un pallone lungo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta. Gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. L'avversario ha avuto la meglio.
Ibrahimovic. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già il punteggio è quindi di 1-0. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Se ne va. Cerca un varco con un pallone lungo. E passa. Lotta, ma perde l'equilibrio. Ibrahimovic. Qui può partire il contropiede. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova la verticalizzazione. Ibrahim. Occhio al tiro! E insaccano! Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ibrahim, grande risposta di Provedel. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Tenta di allontanare il pallone. Ottimo dribbling. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Galabino allarga il gioco sulle fasce. Passaggio intercettato. Çalhanoğlu. C'è la palla lunga in avanti. Prova con la palla lunga. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Il portiere la calcia lontano. Çalhanoğlu. Ibrahimovic. Galabino vuole la palla. Occasione per il contropiede. Tocco morbido. La parete difensiva oggi è difficile da girare. Bennacer. Çalhanoğlu. Hernandez. Prova a verticalizzare. Nello spazio cerca l'idea. Bello intervento difensivo. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Çalhanoğlu. Bennacer. Può provare. Palla fuori di poco e finisce così il primo tempo. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0, un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. E iniziano i secondi 45 minuti. L'estremo difensore la calcia lunga. La difesa è invalicabile oggi. Ibrahimovic scatta verso il pallone. La allontana con forza. E sarà rimessa con le mani. Che sì. Bennacer. C'è l'opportunità per il contropiede. Scatta verso il pallone. Verde ha spazio per affondare.
Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare... Va di testa! Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Bennacer. Due gol, sono due reti a dividere le squadre in campo. Qui deve tirare. Galabino. Prova a giocarla in profondità. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Ecco il tiro. Spazza via. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Çalhanoğlu. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Palla in avanti verso il compagno. E ora deve concludere. Si libera la gara, si butta per incornare. Eccola la rete. Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Ha trovato il tempo giusto sul pallone, l'ha messa dentro. Sì, si è tuffato con il tempo giusto. Davvero un bel gol. A 0 dunque. Ecco un pallone in avanti. Scodella in avanti. Rebic. Çalhanoğlu. Il Milan ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Tentativo di allungare il gioco. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Palla intercettata. Chance per tirare. È stato fantastico con questa parata. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Che sì. Milano riprende subito il possesso della sfera. Rebic. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Grande risposta di Provedel. E il portiere si oppone in maniera eccezionale. Che sì. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando in... È un'occasione. Bella parata! E qui il portiere si supera. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Ecco la respinta del portiere. Elegante. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare.
Alessio Romagnoli. Rebic. Cerca il numero. Ce l'hanno! Grande risposta di Provedel. Il portiere dice di no. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Sceglie di battere corto. Çalhanoğlu. Ci prova. Conclusione sul fondo. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Se ne va. Trova il compagno in ottima posizione. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Recuperano il possesso del pallone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ottimo intervento! Il quarto uomo alza la lavagna luminosa e indica un recupero di 3 minuti. Che sì. Mandzukic. Il portiere si oppone. Ma il portiere c'è. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Buona deviazione del portiere. C'è il tiro. E il portiere ci arriva. Non c'è più tempo, finisce qui. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto. Luca, che ne pensi della partita di oggi?